Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi è ora di uno one shot molto particolare. Infatti vi porto un titolo che è notevole ma è passato un po' in sordina. Si chiama Red Glare, come vedete, ed è uno strategico in tempo reale alla Commandos e proprio ci riporta nella Seconda Guerra Mondiale, questa volta però al comando di un gruppo di soldati dell'OSS, ovvero l'Office of Strategic Service, il precursore della CIA, praticamente il corrispettivo, per così dire, americano del SOE inglese. Quindi un gruppo di soldati ultra addestrati lanciati dietro le linee nemiche in missioni clandestine per creare scompiglio, recuperare informazioni e cose del genere. È appunto, come dicevo, passato molto in sordina, non è un titolo perfetto, ma adesso vi spiego anche perché. Eppure ha veramente tantissimo potenziale. Perché non è perfetto? Perché comunque ci sono qualche baguccio da sistemare, però tenete a mente che questo gioco, che adesso vedremo insieme per circa 20-30 minuti, è stato sviluppato da una sola persona. Ed è incredibile il livello che è stato raggiunto. Come dicevo, è vero, ci sono due o tre cosine da aggiustare, sicuramente, come in quasi tutti i giochi. Però mi stupisco del fatto che sia passato così un pochino nascosto in questo periodo. Fortunatamente l'ho scoperto, mi sono goduto le missioni che lo compongono e oggi lo voglio condividere con voi perché secondo me merita il supporto, quantomeno merita di essere seguito. Il gioco è attualmente disponibile su Steam, c'è anche una demo qui sotto in descrizione, come sempre troverete il link alla sua pagina Steam. Oggi lo vediamo insieme, così poi prima di comprarlo, di provarlo, potrete valutare appunto se valga la pena utilizzare il vostro tempo per dedicarvi a questo titolo. Il gioco, ahimè, è tutto in inglese, non ci sono assolutamente tanti testi, però sappiatelo, è molto intuitivo, se avete dimestichezza con questo genere di giochi non tarderete ad apprenderne veramente ogni aspetto. C'è qualche cosa di strano però nei comandi, potrebbe essere semplicemente il fatto che usa un settaggio un pochino diverso da quelli dei soliti, quindi mi ci è voluto un po' per riprendere la dimestichezza, però quella è una cosa probabilmente personale. Allora, iniziamo proprio con la prima missione. Argentina è un paese neutro, ma qualcosa sta succedendo. Nazi Waffen SS preferisce Richter von Lowe, ingegnere by trade, major actor in Kristallnacht. I called him enthusiast. One of Hitler's lapdogs he sends out on special missions. FBI informants learned he's arrived in Argentina on what they're calling a mineral exploration expedition. Judging from the heavy equipment, customs labels, logging machines, it's something much bigger. All eyes are on the FBI agents in country, which makes you five perfect to find out what Von Lowe is up to. No one expects you. On the other hand, that means if you're caught, the USA will disavow any knowledge of you. You are on your own. Allora, praticamente andiamo in Sud America perché, benché sia un paese neutrale, ci sono delle SS guidate da Richter von Lowe, che stanno, è un ingegnere, che stanno portando avanti degli scavi. Probabilmente vogliono tirar fuori qualcosa che noi non vogliamo finisca nelle loro mani e dobbiamo scoprire di che cosa si tratti. Quindi veniamo mandati ad indagare. Ovviamente, come in tutti questi giochi, avremo dei soldati differenti con caratteristiche differenti, abilità differenti e cose del genere. La cosa molto interessante di questo gioco è che ci sono tante cose che negli altri titoli simili non esistono, tipo il ciclo giorno e notte, effetti atmosferici. These Germans are digging in earnest to find something we probably don't want them to. Destroy the German mineral storage to slow them down. Steal documents from the officer's tent to see if we can find out what they are up to. Also, disarm German reinforcement systems so the others don't know we're here.
Be careful, officer. Dice appunto, c'è il ciclo giorno e notte, effetti atmosferici, sono tutte cose che poi influenzeranno il gameplay. Per esempio, con la pioggia i rumori vengono attutiti. E poi c'è una cosa che farà piacere a tantissimi di voi: sappiate che una volta ucciso il nemico, anche se dovessimo nascondere il corpo, i suoi compagni vedranno la chiazza di sangue e verranno a cercarlo e verranno a cercare di capire che diavolo sia successo. Una cosa, iniziamo subito, che secondo me andrebbe cambiata è questa: praticamente per mettere in risalto le cose con cui è possibile interagire, bisogna spingere H. Ah, st'effetto non è che proprio mi faccia impazzire. Sarebbe meglio semplicemente tipo mettere in risalto il bordo, trovare una via alternativa. Sta roba fosforescente proprio no. Allora, adesso quindi dobbiamo, come obiettivi primari, disattivare la radio praticamente, il sistema per chiamare rinforzi, rubare i documenti e distruggere il deposito dei minerali. Secondari, uccidere l'ufficiale, uccidere tutti i lavoratori e uccidere tutti i cecchini. L'unica che non sono riuscito a finire prima, finire la prima volta che l'ho provato, sono praticamente, è la missione quella dei cecchini, perché era buggata, li ho uccisi tutti, ma l'ultimo non me lo registrava, a parte quello. Ripeto, sono veramente pochi bug. Portare a termine le missioni secondarie non comporta punti in più, non comporta punti in meno, bonus o malus, per cui il danno è relativo. Allora, come al solito, ci sono iconi visivi. Qui abbiamo William e Walter. William ha il coltello che può utilizzare per appugnalare la gente o per uccidere dalla distanza, pietra per distrarre, pistola e medkit, mentre Walter ha il fucile da cecchino, il pugnazzo, le sigarette che ritornano da commandos per distrarre il nemico, la pistola col silenziatore e una trappola elettrica, ottima per uccidere per esempio i gruppi di soldati. Allora, vi consiglio di mettere sempre H, perché vedete ci sono dei nemici nascosti che non sempre verranno visti alla prima ricognizione. Poi tenendo premuto Tab è possibile addirittura velocizzare il turno, che è ottimo. Una cosa che possiamo fare ed è molto comoda è uccidere, come succede anche in Stargate e Timekeepers, il nemico nelle aree, queste tratteggiate, che sono praticamente le aree in cui il nemico non ti vede se va inginocchiato. Quindi se dovessimo farlo fuori lì, quello rimane mortino là nel suolo. Ricordatevi di recuperare il coltello, perché sennò ciaone. Ciao, sì, clic. Adesso andiamo a riprendere cosa. Ciao. No. Occhio a non cliccare due volte, se no succede quello che è appena successo, ovvero lui si alza in piedi e viene scoperto. Adesso abbiamo un attimo. Come abbiamo fatto prima a passare senza che ci vedesse? Occhio che ci sono anche iconi del rumore, eh? Iconi, l'area del rumore. Vediamo un po', qui ce n'era uno sul ponte, vero? Sì. Ovviamente possiamo trascinare i corpi, per quanto, come vi ho detto, il nemico vede il sangue. Salviamo spesso. Mia sorella è andata a sbattere contro un muro spesso e volentieri. Sta cosa dei fichi d'India mi è sempre rimasta in testa, è bellissima. Allora adesso dobbiamo uccidere questo qui. Poi quando viene l'amico lo schiantiamo anche a lui. Vai. Understutzen. Un'altra cosa che mi piace molto di questo gioco è che, almeno in questa missione, lascia il corpo, se dovesse scattare l'allarme, non perdiamo la missione. È possibile sparare al nemico, creare duelli,
a fucilate, eccetera. È bello perché a volte... Ok, diciamo che l'anima, l'essenza di questi giochi è lo stealth, però ci sta che ogni tanto, magari proprio per non dover rifare tutto, sempre ricaricare, uno possa utilizzare anche le armi da fuoco normali. Occhio perché... Oh, non ha visto il sangue, è strano. A me personalmente ogni tanto piace sparare ai nemici così, da dietro un barile. Ok, qui abbiamo ripulito la zona, tu vieni qua. Non c'è la possibilità di mettere in pausa, come altri giochi. Tenetelo bene a mente. In termini di ambientazione, devo dire che non mi dispiace. Ok, rispetto ad altri titoli che hanno un team enorme dietro e allora ogni quadro è tipo una pittura, eccetera. Va bene, non siamo a quei livelli. Però comunque secondo me funziona e secondo me è un titolo divertente. Soprattutto... se foste tra coloro che cercano in continuazione un titolo tipo Commandos. Questo potrebbe essere veramente il gioco che fa per voi. A parte sta fluorescenza qui, che mamma mia. Questa è proprio una cosa da cambiare. Allora, qui c'è un attimo la qualunque. Dobbiamo rifare quello di prima. Allora, a parte possiamo usare le sigarettine e chiamare quello, vieni. Walter Bishop. C'è anche la minimappa, ottimo. Comoda per vedere dove diavolo siano i nemici. Olle. Quindi, se io adesso qui vado con lui e con lui vado qui. Say yes. Tutto questo qua. Quando lui viene qua, lo ammazzo dietro i cespugli. Dietro il cespuglio. Bene. Guarda, sono sigarette. Non vede il cadavere. No, il cadavere pure vedrebbe a quella distanza. Zic. Mo, ognuno a riprendersi le sue cosine. Si salva perché altrimenti ciao. Allora, qui c'è uno. Un altro pure. 74 quassù. E pure c'è un altro. Allora, tu... Allora, questo lo possiamo uccidere qua. Qui pure c'è un altro, però. Vediamo questo che giro fa. Se lo uccido qui... Ok, questo lo devo uccidere qui. Però qui c'è un altro, no? Allora devo uccidere prima questo. Ok. Primo a morire è quello. Non appena deciderà di tornare. Ok. Sperando che questo non lo veda però. No, gira dall'altra parte. Niente. Abbiamo tipo un paio di... Ecco, un paio di secondi prima che succeda questo. Ovvero che scatti l'allarma. Adesso vediamo se c'è bisogno di sparare. No, ci ha visto là. C'è il cono. C'è l'area del rumore, quindi vediamo un attimo. Se aspettiamo abbastanza a lungo, l'allarme se ne andrà. A volte inizia a scattare il gioco, basta fare salva e carica. F5 e F8 e smette di scattare. E poi in realtà a volte far scattare l'allarme conviene pure perché si possono eliminare gruppetti di nemici. Ok, allora fammi fare F5, F8, perché queste immagini sono fatte quasi sicuramente con l'intelligenza artificiale, perché sono tutte alterazioni strane ai corpi. Però ci sta, se sono fatte per uno scopo utile, come appunto avere dei...
delle immagini per il caricamento più o meno decenti, perché no? Allora, abbiamo eliminato tutti quelli. Adesso c'è da eliminare questo, questo. Quelli viola vuol dire che non possono essere distratti con le sigarettelle, eh? Allora, mo dobbiamo ammazzare quello. Poi quello là dietro. Ora. Qui ce n'è un altro, vero? Sì. Great planning, sir. Vai, dietro il sassone. Olle. Great planning, sir. Yeah. Poi occhio perché ci sono cose da raccogliere. Tipo qui ci sono le munizioni a fucile da cecchino. Si possono aggiungere a quelle che avete qua. Non è che 8 sia il massimo. Deve fare 8-16, robe così, 18. Qui non c'è bisogno di ammazzare nessuno. Però questo sì, perché sono i colpi della pistola col silenziatore. Quindi quello in realtà, questi possiamo anche lasciarli. No, 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 no. Andiamo a uccidere questi per prendere i colpi suoi. Il fucile da cecchino è molto potente, ma ovviamente fa un rumore impressionante e lo sentono tutti. Adesso ci sono le vedette. Bisogna prestare attenzione alle vedette. Io vorrei andare a ucciderlo lì. Yes, sir. Going there. Okay. Quasi. Possiamo dargli pure un calcio. Very well. La pistola col silenziatore ha 2 secondi di ricarica. Beh, un po' tutte le armi però. Ehi, ciao. Sono belle le musichette che partono quando vi scoprono. Se riuscissi a prendere quel coltello senza farmi scoprire, vai. Proprio alla E-Team, no? Poi d'altronde sono americani, non sono inglesi. E si entrano con le pistole spianate. Bellissima musichetta. As you command. Preso? Right, sir. Sì. Ok. Right away. Zic. Olle. Allora, adesso possiamo andare tipo a uccidere l'ufficiale. A cui vorrei tirare il coltello. Ci sono altre 2 trappole elettriche. Il problema è che dopo il coltello lo devo andare a riprendere. E non sono sicuro di riuscirci. Ah, questo non... non è morto prima, purtroppo. Dovremmo riuscirci. No, 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 no. Yes, boss.
Ok, qui c'è un altro. Olla. Coming officer. Moving, sir. Moving, sir. No problem. Quello si è girato all'ultimo. Ah, no. No problem. Via. No problem. Ready, sir. Maledizione. Ok, muoviamoci di qua. Via. Vedete, si è ripreso a muovere a scatti. Facciamo così. Non so da che cosa dipenda. Ovviamente ognuno può scegliere l'approccio che preferisce per questo gioco. Se volete farlo più stealth, lo fate più stealth. Se lo volete fare più alla caciarona, lo fate più alla caciarona. E poi non c'è una versione, diciamo, non c'è una modalità migliore dell'altra. L'importante è uccidere i nazisti. Yes, sir. E portare a termine la missione. Ovviamente se ci fosse l'obbligo di andare in stealth, andremo in stealth. Purtroppo sembra non esserci il turno simultaneo. Allora facciamo così. E via. Bene, attivo completato. Ucciso il primo ufficiale. Vedete, sta calando la night. Si accendono e brillano le luci di Natale. Questo sarà un po' un problema ucciderlo, perché purtroppo lui non passa di qua. Devi fare il giro. Non vorrei usare un altro colpo della pistola, perché mi dispiacerebbe. Dovrei uccidere prima questo. Ma qui su c'è pure un cecchino, tra l'altro. Quindi prima di tutto facciamo così. Mi ha dato una pedata? Sì, lui mi ha dato una pedata e io gli ho dato una pugnalata nel piedino. Così impara. Vediamo se fa. Questa è viola, quindi non può essere attirato. Potrei mettere una trappola se facessi in tempo, ma mi sa di no. Via. Ok. No problem. Buono che ha tirato fuori il mitra. Ha attivato pure l'allarme, maledetto. Going there. Siamo usciti dal cespuglio e za! La giugulare. Bello che è venuto lui a morire, ma non lui. Ho visto anche un operaio lassù. Mi ero dimenticato di te. Salviamo. Qui purtroppo è chiuso, quindi non si può andare. Ciao, wow.
Oh nein! John! Er ist tot! Ah, c'erano i corpi, è vero. Che giustamente il cono suo arriva qui. Ma era una simpatica trappolona. Yes, sir. Proviamo? Oh no no no, c'è uno lì. Chi cacchio sei, eh? Quello con la pala. E non gli posso lanciare il coltello, perché dopo se no vallo a riprendere. Vediamo un po' se lancio tipo la pietra. No. Qui. No, questo. Understood, sir. Ah, scusa. Aspetta, aspetta. Perché rischiare quando posso fare così? Questa è morta, vero? Sì, gira, gira. No, adesso te ne vai. Maledetto. Maledetto. Occhio, perché questo gioco, se vi vengono troppo vicini i nemici, vi vedono, nei cespugli. Non è che siete proprio indenni. C'è pure questo qua giù che rogna. Non ce n'è pure un altro di là. Oddio, c'è un altro pure qui. Tira. Ok. Allora, vediamo questo. Vediamo. Facciamo così. E poi così. Alla Rambo. Uno l'abbiamo sgozzato e l'altro wish. Gliel'abbiamo tirato così proprio. Quello lì ci andiamo dopo. Magari salvo. Ok, dice che può usare i barili. Perché effettivamente qui possiamo creare delle combo. Siccome il sangue attira i nemici, le impronte attirano i nemici, eccetera. Vedete, ci sono impronte. Possiamo invece creare delle trappole, tipo mettere i barili e farli saltare quando arrivano tutti insieme. Yeah. Allora, qui ce n'è. Illuminiamo, 1, 2, allora, tu vedi fino a lì, tu vedi lì, tu vedi lì, quindi quando lui va giù io gli tiro il coltellino. Adoro i giochi che mettono la possibilità di velocizzare, che sennò dover sempre aspettare che quelli arrivino nel punto desiderato. Guarda, via. Sorry. Let's go. Wer zur Hölle sind diese Typen? No, no, aspetta. È quasi finito i colpi della pistola. Maledizione! Possiamo anche ricaricare, voglio dire. Se proprio dovessi dar fastidio che mi faccio fuori tutti così. Alla pistolero. Possiamo ricaricare. E cercare di fare in modo diverso. Il problema è che qui prima l'ho fatto fuori con la pistola attraverso la rete, che è la cosa migliore, perché questo sono abbastanza sicuro che non si possa fare. Chiaramente non può lanciare il coltello
attraverso la rete. Se no potremmo andare così, uccidere questo. Però dopo lui lo vede quello, vedi? No problem. Let's get going. Non so se potremmo fare il giro. Perché qui, se non ricordo male, mi vede. Ah no, stavolta non mi ha visto. Vediamo se quando torna indietro. L'altra volta mi vedeva sempre. Ok, stavolta no. Qui. Ok, questo l'abbiamo ucciso. Already dead. Coming, officer. Going. Sono partite, si sono accese le rane. Chi ha visto? Ah, perché corre. Understood, sir. All right. No problem. Forse se togliamo il cadavere vede il sangue, ma non fa scattare subito l'allarme? Noi ci prepariamo col pugnalino. Presa al volo. Ma fate questi qua giù come li ammazzo? Che se lancio il coltello... ma qui c'è un altro. Barili addosso non glieli posso lanciare, quindi... Sir, yes, sir. Boh. Moving, sir. Noise. Forse facendo esplodere quello, quelli vengono su. Proviamo. No problem. Going. Dove vai? Piglia sto coso, dai. No problem. Ok. No problem. Yeah. Already there. Already there. Yeah. So predictable. Ok. Bello. Pala contro pugnale. Shovel versus knife. Let's go.
Mamma mia. Siamo i maestri delle lame. Dai, 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 dai. E olle. Ottimo, vieni. Ok. GG. I can do that. Allora, che dobbiamo fare? Uccidere tutti i cecchini. Adesso dobbiamo prendere i documenti che stavano qui. Dobbiamo entrare qua, che ci sono sti due. Non sono contento per niente. Definitely, sir. Voglio provare a fare una cosa audace. Tipo, uccido questo a pugnalate e a questo glielo tiro il coltello. Sarà possibile? Secondo me no. Oh, invece sì, ce l'abbiamo fatta! Fantastico! Bellissimo! Abbiamo preso altri... Cioè, prenderemo altri 10 colpi della pistola con silenziatore. Bellissimo! Pugnalato, quello... Non ci ha capito più niente. Che sta succedendo? Non gli abbiamo dato tempo di riprendersi, che... Wish! Coltellino. No, qui c'è questo. Qua su c'è un... c'è un signore. Salviamo, che non so se ho salvato. Uccidi questo signore. Ah, te ne andare. Maledetto. Ok. Non so da che cosa dipenda, ma ogni tanto si blocca. Cioè si blocca, inizia a muoversi a scatti. Boh. Allora, ma quello è lì. E lo è lì. No, 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 tu qui. Tu. Allora, dobbiamo stare attenti a questo. Mo uccidiamo questo. Oh, come ha fatto a sentire? Che miseria. E ora. Partita d'allarme? No, salviamo! Non è partita d'allarme. GG. Allora, qui ce ne stanno due. Allora. Adesso qui c'è un ufficiale. C'è questo qui che dobbiamo uccidere dietro le tende. Let him taste death.
Ok, l'altra volta non mi hanno sentito. Ok, non frega niente dei soldati a quanto pare. Ok, qui potremmo provare a fare lo stesso gioco di prima. Coltello lui e lancio il coltello a quell'altro. Vediamo. Tira, tira, tira. Yes. Yes. Mi piace troppo. È veramente troppo dinamico sto gioco. So che magari non è realista al 100%. Però, boh, mi piace un sacco. Ma qui invece non lo potremo fare perché questo vede da qui. E non abbiamo due coltellini. Adesso dobbiamo uccidere lui quando sta dietro. Ci servono altri colpi dalla pistola. Normale, perché non ce l'abbiamo. E lui va ucciso. Understutzen. Ah, però... Ehi, c'è questo qua su. Ups. Ho capito, sigaretten. Vieni qua. No, tirate. No, dove cacchio le ha tirate? Sono buggate le sigarette. No, damnation. Dove le ho tirate? Non ho neanche visto dove sono finite. Ma porca. Coming, sir. Ready, sir. So predictable. Ready, sir. No, oh, maledizione, ci hanno mitragliati. Vabbè, così recuperiamo le sigarette perché non ho idea di dove siano finite. Yes, boss. Che cacchio ho fatto con quelle sigarette? Boh. Definitely, sir. In a minute. Non ci abbiamo le granate. Se no andavo avanti a bombe a mano, eh. Seriously. La cosa è che stavo pensando che questo qui dobbiamo uccidere qua. No, questo addirittura si gira così. Un po' un casino. Meno che... Aspetta, vieni qua. Was für ein Geräusch ist das? All right. No. I will be there. Ok, direi che di qua non è il caso di andare. Che l'altra volta qui ho iniziato a sparare, quindi questi li ho uccisi tutti con la pistola. Proviamo ad andare di qua, va? Non è che mi dispiacerebbe tipo ucciderli senza farmi sentire il problema. Io potrei usare la pistola. Abbiamo mille colpi. Fucile da cecchino qua, fa troppo rumore. Very well.
Nutzing. Questo va via. Need a target. L'altra cosa molto bella di questo gioco è che... cacchio. Che tiene in memoria i bersagli. Allora, qui sta a morire perché non trovavo gli ordini. E sono questi minuscoli qui sul tavolo con la svastica. Ok, via, via, via. No, no, giù, 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 giù. Ok. Adesso tu devi farmi fuori questo. Potremmo anche salire qui. Oddio, sta musica che non è mai partita. Oh, lo uccidiamo quando va lì. Oh, c'è il faro. Non l'avevo visto. Ma porca miseria. Non mi è mai capitato di finire nel faro e che quello attirasse l'attenzione. Che normalmente non ci ha attaccato nessuno, no? Oh oh, c'è un po' di gente, eh? Se solo avessi una granata. Ah, siamo morti. Abbiamo provato a fare mossa di judo, ninja e cose del genere, ma non ci siamo riusciti. Allora, in realtà io qui dovrei uccidere solo, perché qui ci sono i colpi della pistola. Il fatto è che non è il massimo, però vieni qua, adesso possiamo usare il fucile da cecchino. Che qui possiamo fare il rumore, quello non lo dovremmo prendere, quindi possiamo fare così. E così, quando verrà qui questo. Dai, signore? Signor cecchino? Lo so, tanto vieni qua. No, 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 no. Però abbiamo eliminato quello, quindi adesso possiamo andare di qua. Che è successo? Perché si è attivato quello? Boh, random. Ah, perché hanno visto questo qui? Il problema è che dalla pistola ho solo 4 colpi e qui sono tanti, non ce la farei mai a ucciderli tutti. Tutti preoccupati, meno questo che resta seduto. Che sarà mai? È uno che è svenuto, dai. Succede. Il clima tropicale. Nel frattempo sta albeggiando.
Non è proprio il migliore dei modi questo qua ad avanzare, però speravo che non succedesse, ma effettivamente quello avrebbe visto il caduto. No. Abbiamo finito le munizioni. Ci ha prese. E rimaniamo nel cespuglio. E ne abbiamo bisogno di te, Jack. No, morto. No. Dobbiamo pianificare meglio stazione. Dobbiamo trovare il modo di bypassarli, perché tanto alla fine l'unico che dobbiamo uccidere veramente è questo e quell'altro qui. Potremmo provare a passare da questo lato, che non c'è tanta gente. Right. Oddio. Insomma, moderatamente meno gente. I see. Ma insomma, c'è proprio una pattuglia gigante pure. Ma quello lì ci vede. Oh, pelo, vai. Ok. Non mi ricordo una cosa, se io salgo su con lui, gli altri mi vedono? Perché c'è un momento nelle scale in cui i nemici sotto non ti vedono, però non mi ricordo qual è. No, c'ero Luciana, fan bene. Vaffan bene però. M'ha visto l'altro cecchino, m'ha visto. Oh, sono andato a coltellarlo proprio nel secondo in cui quest'altro stai qua, eh. Dico, vai. Giù. Come fa a vederci che stiamo inginocchiati? Basta. Oh, aspetta, forse posso fare una cosa fighissima. No, ci ha presi stavolta. No, stiamo accoltellando tutti. Allora, no, facciamo in modo differente adesso, andiamo più sul sicuro, perché se no non usciamo più. Grazie. Yes, boss.
Te vai a prendere ste munizioni. Right away. Ok. Ora dobbiamo uccidere lui. Fan bene. Very well. Ok. Ora dobbiamo uscire da sta zona maledetta. Senza farci scoprire. Che qua non c'è manco un cespuglio. È l'unico che è laggiù. Ok. Yes, boss. Santa pioggia. Right. No, 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 no. Pensavo che di qua si potesse passare, che qui c'è un cecchino. Ma porca. E vai, perché? Oh. Allora. Beh, effettivamente c'ho le sigarettine. Allora, controlliamo questo. Ah, mo l'ha vista prima, no? Mo sì. Ah no, questa è rosa, questa non si muove. Una rogna a sto punto, eh? Quickly. Understood, sir. Going. Proviamo a passare di qua.
Ah, questa la posso uccidere quando sta là. Là. Mazza, questo fino a qui vede. Maledetto. Ah, quasi quasi. Vediamo quello che posso fare. Fare così, che non mi frega niente se scatta l'allarme dopo. Tanto siamo nascosti. Fate scattare l'allarme, tanto ne siamo nascosti. Niente, è stato un fulmine, è stato. No, come ha fatto a vederci? Ah, hanno visto lui! Ma vaffan bene, che sfiga! Hanno visto l'altro! Abbiamo trovato una soluzione alternativa. E adesso facciamo come prima, così. No, così. E così. Olle. Bene. Adesso vorrei mettere la trappola qui per far fuori quei tre. Vediamo. Vediamo un punto buono che è qui. Crystal clear, yes, boss. Affirmative. Ah, ma vaffan bene, che rognoso. Cacchio ha fatto a vedere, cioè, qui nel microspazio. Non siamo in range, vai, adesso, vai. Ne ho fatti fuori solo due? Maledizione. Spionen! No, inizia ad andare a scatti, non si capisce più niente. Ok.
5. Allora, purtroppo il gioco ha crashato. Non aveva mai crashato nella prima run. Stavolta sì. Allora, andiamo a cercare di mettere una mina lì. Senza farci scoprire da sto infame. L'infamone. Vai. Così vedete pure questa. Anche se l'avete già vista, però vabbè. La la la. Zii. Oh. Ma che è successo? Boh. Yes, boss. Right away. I will be there. No, 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 no. Allora, dobbiamo solo distruggere la radio e uccidere due cecchini che stanno tutti nella stessa zona. Perché il cecchino uno è qui, l'altro è qui e la radio è qua dentro. Quindi dobbiamo andare solo lì e poi fuggire come degli sciuochi. Oh. Qualcun altro? Qualcun altro che vuole mettere alla prova la mia pazienza? Pure lui. Beh, adesso abbiamo la strada libera. Quasi. Amali estremi, estremi rimedi. Hai fatto proprio il giro più largo te, eh. Allora, adesso, siccome l'altro giorno quello su l'ho fatto fuori col fucile da cecchino e non me l'ha calcolato, noi proveremo a ucciderlo in un altro modo, ovvero col coltello. Ma porca di quella porca. Bello di sti giochi che quasi tutti caricano così velocemente. Non l'avevo visto. Che se non fai H molti proprio si mimetizzano alla grandissima. Allora, facciamo così. Etwas. Wow. Was ist das? Yeah, fuma de qui. Right. Eine Leiche. Finde die Attentäter. Ok. Abbiamo rischiato. Right. Allora fammi vedere. Teoria qua. Nice move, sir. Quickly. Oi. Cioè, siamo proprio nella parte sbagliata. Ok, uno. Sperando che non ci veda lui. Vai, 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 vai. Already dead. Ok. Non ce l'ho ridà, vedete? Sì, stavolta sì, ok. E vai. Seconda run sono riuscito a far tutto. Ottimo. Right.
Sì, la dobbiamo disabilitare con William. E ci siamo. Ok, adesso dobbiamo fuggire dall'altro lato della mappa. Dopo 3 ore Fantozzi e Felini erano finalmente arrivati all'altro lato della mappa. Oh, adesso, visto, dobbiamo fuggire. Ci resta che fuggire, possiamo. Come ha fatto a vederci? Perché? Era dietro il coso. Ero dietro questo io. Seriously, I understand. No? Wow. Sì? Was ist das? La morte. Target down. I understand. Ready, sir. Right. What's next? Ha ripreso a muoversi a scatti. Easy target. Aspettate. La prima volta non ha fatto così tanto. È successo solo un paio di volte che si muovesse a scatti. Invece sta run si sta muovendo veramente tanto a scatti. Non so perché. È un peccato, perché è veramente l'unico buggone proprio che mi sentirei di dire correggilo immediatamente, perché voglio dire, se succede a me dovrebbe essere successo anche a te. Via, via, via. Ole, missione completata, signori. Hello again, officer. Our men have learned that the Nazis are looking for Father Gabriel's cross, a 16th century relic with enormous political value. 3 of our soldiers are en route to von Lowe's main camp mentioned in these documents. The documents also mention 3 more dig sites, the 3rd believed to be the most promising. You must investigate the first 2 dig sites and then kill all enemy workers at the 3rd site to slow them down. Good luck, officer. Ok, qui inizia la seconda missione, ma direi che possiamo terminare qui questo video. Allora, come avete visto, il gioco è veramente, veramente ricchissimo di potenziale, molto bello. Molto dinamico, si presta ad approcci differenti di gameplay. Chi volesse tentare di completare le missioni all'arma bianca può scegliere quell'approccio. Chi volesse invece tentare di completare la missione ad armi spianate può tentare quell'altro approccio. Secondo me è un gioco veramente che vale la pena almeno di provare nella sua versione demo. Sicuramente ci sono una serie di bug da sistemare, in primis questo fatto che dopo un po'
lo schermo inizia a muoversi a scatti. Non ho idea del perché. La prima volta, come vi dicevo, è successo solo due volte. La seconda volta è successa ogni due per tre. Boh, non lo so, probabilmente va ottimizzato qualcosa. Però, ripeto, mi stupisce che un titolo così valido all'80%, al 90%, sia passato così tanto in sordina. Un peccato, perché so che fuori c'è tanta gente che vorrebbe un altro titolo alla Commandos. C'è Partisan ovviamente, ma questo è più con militari dei servizi segreti, e questo titolo farebbe al caso loro. Comunque provate la demo, link in descrizione per andare alla pagina Steam e provare la demo, e fatemi sapere le vostre impressioni una volta che avrete provato anche voi con mano questo titolo. Per me è assolutamente, appunto, ripeto per l'ennesima volta, un titolo che vale la pena tenere d'occhio, sistemare, per poi, diciamo, raggiungere la forma più completa. Sicuramente meno bug di Rising Lord. E ricordate che questo gioco è stato sviluppato solo da una persona, per cui, voglio dire, è comunque riuscito a fare una cosa impressionante. Il titolo è veramente veramente valido sotto tantissimi aspetti. Allora, quindi io terminerei qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!